Ho capito, Meloni, lo sguardo su quello che succede, specialmente ad Isernia, c'è sempre. Io sto vedendo che è successo negli ultimi anni qui nel Molise. Beh, insomma, sono cose veramente incredibili. L'ITR ha fatto la fine che sappiamo, i vari tentativi sono falliti, naufragati miseramente, e oggi una struttura che era un fiore all'occhiello della realtà non regionale ma nazionale è stata cancellata. La GAM altrettanto, lo zuccherificio altrettanto, Dirisio ugualmente è una società che sta sicuramente in difficoltà. Che altro ci dobbiamo fare più? Quando la sartoria è stata fatta fuori, che cosa ci rimane qua a Isernia? Parlo della provincia di Isernia. Se non ci sono prospettive, ancora ci si affida alla speranza che derivano dal fatto che è stato riconosciuto lo stato di crisi. Cioè, invece di vergognarsi del fatto che una regione debba beneficiare dello stato di crisi, perché se non ci fosse lo stato di crisi sarebbe meglio, invece noi speriamo di avere qualche cosa da un riconoscimento statale che forse porterà qualche cosa di soldi nei prossimi anni e che sicuramente non si tradurrà in nessun beneficio per la collettività. Questa purtroppo è la mia drammatica lettura della situazione. Io vedo che i nostri giovani sono andati quasi tutti via e soprattutto quelli più brillanti, quelli più capaci, sono andati in realtà nazionali, in altre realtà nazionali o addirittura all'estero a svolgere la loro attività.